altro significato, nel senso, le istituzioni per un cittadino italiano, credo qualunque, perché io non so nient'altro, ma gli organizzatori sono delle persone normalissime, che hanno il loro senso civico. L'andare a toccare le istituzioni e la Costituzione non era più accettabile. Ci si trovava però in una situazione in cui nessuno dava il là, mettiamolo in questo modo, perché poi si è scoperto che i cittadini non aspettavano altro che qualcuno desse il via a questo. Noi non è che abbiamo fatto un granché, nel senso, sì, ci siamo dati da fare nell'organizzazione, nel gestire la sicurezza, nel gestire la piazza, nel gestire tutta quanta la rete di associazioni che hanno aderito. Però effettivamente non è che abbiamo chiamato nessuno, non c'è stata una chiamata diretta nei confronti di un'associazione oppure di un'altra, c'è stata un'adesione totalmente spontanea. Posso chiederti una cosa? Sì. Ora, dopo questo successo inaspettato, questo fiume, vi siete posti il problema di quello che succede dopo? Gestire questa cosa, se rimanere come entità oppure... Spiego più o meno la situazione, perché per noi è comunque... Scusate se vi interrompo, rispondi alla domanda e poi ci colleghiamo con Gianni e poi eventualmente se dopo che abbiamo fatto anche l'intervento con Uda, se abbiamo domande. Il discorso è molto semplice, abbiamo creato delle, non delle aspettative nelle persone, ma in generale in tantissimi stanno chiedendo, bene, questo era un punto di partenza, come andiamo avanti? Giusto. In definitiva noi siamo solamente degli strumenti, non siamo stati nient'altro che degli strumenti per la manifestazione e speriamo che per continuare un cammino. Giustamente ci si deve strutturare nel territorio, si deve fare massa critica reale nel territorio, non solamente online, per riuscire a raggiungere degli obiettivi comuni. Questo per noi, strutturarci in questo senso in brevissimo tempo è il prossimo obiettivo e speriamo in anche col vostro aiuto insomma di raggiungerlo. Chi ha partecipato alla manifestazione, ma anche tante persone, soprattutto le persone che non hanno partecipato, che comunque scrivono tutti i giorni, mandano email, ci stanno arrivando migliaia di email di persone che ci chiedono ok, come continuiamo, oppure come posso dare un contributo, una mano personale, io so fare solo questo, questo e quest'altro, ma posso esservi utile? Quello ci dà lo stimolo per continuare il cammino che è iniziato il 5. Sicuramente sapevamo che il 5 non sarebbe bastato, era un urlo. Dopodiché è tutto quanto da costruire assieme. Adesso c'è stata la fase liberatoria, dell'urlo liberatorio, adesso chi ha gestito il 5 più o meno sta tenendo sempre gli stessi ritmi di lavoro. Pensate che io stia dormendo più di 4 ore a notte. Dalle occhiaie lo supponevo. Sì. E le altre persone che hanno lavorato a quel progetto hanno gli stessi ritmi. Appunto perché abbiamo la necessità di iniziare con qualcosa che ha costruito. Io proporrei di andare avanti, poi per qualsiasi cosa. Va bene.